È stata la partita dei record, quelli negativi di un Lecce sempre più solo in fondo alla classifica e quelli positivi del Palermo che segna 7 gol e presenta Campilongo autore di una cinquina. Questo è il primo gol del centravanti palermitano sul servizio di Iachini. Momentaneo pareggio del Lecce con Bionto che complice Mareggini corregge in rete una punizione di Gazzani. Ma il Lecce ha una difesa che risente della mancanza di Olive, Ceramicola e Macellari squalificati. Campilongo così pescato da Petrachi, bista di testa per il secondo vantaggio dei rosanero. Poi gli errori leccesi si fanno marchiani e Campilongo, sempre lui, si invola per il terzo gol di quelli facili facili. Siamo al 26esimo del primo tempo e la partita è già chiusa. Nel finale del tempo lo stesso Campilongo si libera di Ricci, suo disattento controllore, con una gomitata e va a segno con un bel tiro dalla sinistra, mentre Ricci finisce in ospedale con la sospetta frattura dello zigomo. Nella ripresa la partita ha vissuto solo sulle iniziative dei palermitani perché quelle leccesi non avevano la possibilità di scalfire i rosanero che giocavano sul velluto. Così gli ospiti hanno incrementato il loro bottino fino a portarlo alle inconsuete dimensioni finali. Prima Petrachi, tra i migliori, ha tagliato tutta la difesa ed ha concluso con un diagonale vincente. Poi Rizzolo, altro ex come Petrachi, ha segnato il suo gol con un bel sinistro. Ed infine Campilongo ha messo il settimo sigillo, il suo quinto personale, su un altro assist di Petrachi. Un bel exploit per l'attaccante che non aveva giocato nelle ultime partite e che ora crea qualche problema di scelta al suo allenatore. Speriamo che quelli che stanno fuori ogni volta che entrano mi fanno 5 gol. Ho piacere per lui, ho piacere per tutta la squadra perché meritava questo risultato, poi magari eclatante così non fa che darci un po' di morale in più, però ripeto, eravamo in crescita per cui ero molto fiducioso alla vigilia di questa partita qua. In casa del Lecce si parla invece di possibili novità per il futuro dirigenziale dei giallorossi. Ho contattato durante la settimana 3 gruppi che fanno capo, che vogliono acquistare il Lecce e quindi praticamente al momento opportuno noi siamo in condizione di privilegiare chiunque andare avanti, perché il presidente Bizzarro e il vicepresidente Caiaffa hanno con un comunicato manifestato l'idea che in un'annata fortunata è opportuno che si mettono da parte.